All'ufficio tributi del comune di Luca de Marzi, sorge Antonio. Ma sono stupidi all'ufficio tributi del comune di Luca de Marzi, e vai all'ufficio tecnico, e vai al centro, vai qua, vai là. Carissimo sorge Antonio, dal 2007, dalla data di approvazione di questi piani di recupero definitivo, hai mandato da pagare con allegati bollettini. Queste aree edificabili, come si evidenia nella planimetria di zonizzazione. Bene, la buon'anima di mio padre è deceduto e quindi adesso i bollettini vanno mandati agli eredi. Quindi le successioni si fanno con questa particella. Eccola, qui sono riportati gli esatti metri quadri con il convine strada pubblica e convine, vabbè, questi eredicini. Giancarlo combina con standard urbanistici, verde pubblico e parcheggi. Quindi la dichiarazione di successione e domande di volture catastali vanno fatte per legge con queste planimetrie di zonizzazione con superfici. Peraltro è da aggiungere altri contenziosi allegati a queste planimetrie di zonizzazione da precorso corrispondenza agli atti del Comune di Luca de Marzi, come si evidenzia da questa documentazione. Mettetela per immagine e leggete. Poi c'è questa relazione e descrittiva dei dati del progetto, e peraltro viene coinvolta anche l'amministrazione della provincia dell'Aquila. Bene, sinteticamente qua al Comune di Luca de Marzi sono preposti i responsabili dei procedimenti, ognuno per le sue competenze. Qui c'è il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Luca de Marzi e responsabile dell'ufficio tributi, sorge Antonio. Quindi sono atteso da parte di sorge Antonio di avere tutte le risposte e a maggior ragione della morte di mio padre. Quindi, dalla data di morte di mio padre, che è deceduto l'anno scorso 2021, gli avvisi di pagamento aree edificabili con le annesse particelle, queste sono particelle del piano di zonizzazione, devono essere fatte per legge con questa planimetria di zonizzazione. Quindi la dichiarazione di successione, domande di volture catastale, deve essere fatta necessariamente con questa particella per il decurso fino a vedere altrettanto per il decusso Massaro Caldino che non è stata fatta, ed altrettanto coinvolge tutte queste particelle di aree edificabili. Quindi inutile coinvolgere il sindaco perché ci sono i responsabili dei procedimenti. Prima c'era il decusso, no, decusso. Io dico De Cusio, ma sorge Antonio, permane all'ufficio tributi, Guercione Antonio è andato in pensione, ma è altrettanto vero che l'ex responsabile dell'ufficio tecnico, Guercione Antonio, ha mandato una serie di documenti presso l'amministrazione della provincia dell'Aquila, il capo gabinetto del progetto del consorzio acquedottistico e via di seguito. Ma ad aggravare la situazione permane questo fronte di illegalità, il fronte della dichiarazione di successione di domande di volture catastali che devono essere fatte con queste particelle. Ma è altrettanto vero che il decreto di esproprio definitivo trascritto nel conservatorio dei registri immobiliari di queste particelle area edificabile con convini, particelle, standard urbanistici che sono oggetto di esproprio altrettanto di trascrizione pubblici di registri immobiliari non sono state mai fatte né volturate né trascritte. Da aggiungere anche questa a firma dell'ex responsabile tecnico di Luca De Marzi, questa introduzione in ortografia di questi due acquedotti intercomunali, le medesime particelle sono state inserite in successione da parte degli eredi di Massaro Caldino, omettendo dolosamente da parte di eredi di Massaro Caldino di mettere in successione
Queste particelle delle planimetrie di zonizzazione con superfici.